11, d'altronde non poteva essere diversamente, col 202 la destra 4, chiaramente scuderia realistica, ci schiera Dino Fabbrica, navigato da Monica Capozzi. Buongiorno Monica, buongiorno Dino. 7 qua per la prima volta a Monza. No, io ho fatto il Monza Revision, la prima volta che faccio il Vedovati. E allora è una prova generale o quest'anno ci accontentiamo solo del Monzino? Penso che ci accontentiamo di questo quest'anno. Che è tanta roba. E allora il Porsche 911 sarà il primo 6 cilindri box che sentiremo echeggiare nell'autonomo di Monza. E lo sentiamo già nella Ferrari. Con 203 sicuramente è Camuna. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Io spero che non ti offendi se vado di là con il nostro illustre ospite. Ti offenderei se proseguissi con me. Noi passiamo dietro la 911 e salutiamo il navigatore Fabrizio Sala. Ciao Fabrizio, come va? Benissimo, siamo carichi, buongiorno a tutti. E la regione Lombardia che va in pista, quindi nel suo, in uno dei suoi impianti di spicco, grazie anche a Beniamino Lopresti, poi lo sentiremo, ma c'è anche ambizione di classifica? Assolutamente sì, siamo qua per vincere. Addirittura, allora in bocca al lupo a Fabrizio Sala che rappresenta la regione Lombardia, Beniamino Lopresti. Auto Orlando Sport e Maurizio Fratti alla guida, un amico delle Porsche, un amico dell'Auto Orlando. Finale ormai la cosa, prima volta Vedovati, preparazione dell'Early Show, speriamo bene. E dai, la giornata è giusta per le vostre vetture. Perfetta, giornata perfetta. Vediamo, dai. Bene, ragazzi, anche lo spettacolo delle 6 cilindri box di Stoccarda, Maurizio Fratti. Siamo forse la parte più spettacolare delle speciali. Mira, 206. Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese, Racing for Genova Team. Ciao Maurizio. Ciao. Genova nel cuore. E anche nel piede, immagino. Vediamo, sai, ritorno sul Porsche dopo un anno e mezzo che non correvo, che avevo finito con il Delta, e quindi sono ormai 3 anni quando ho vinto l'italiano col terzo raggruppamento, quindi ci torno volentieri, veramente una domenica per divertirsi. Benissimo, sorrisce Maurizio Rossi, c'è da credere, buona, un in bocca al lupo a Rossi e Giorgio Genovese. Poi andiamo a salutare velocemente proprio Matteo Cairone, navigato da Maurizio. Il numero 200. Stanno recuperando, era loro. Franco Vasino, navigato da Maurizio Cerutti, la 911 ST del Biella Motor Team. Ciao Maurizio. Buongiorno. Già, lo vediamo già soddisfatto, è già, vede già la giornata solare, solare come il sole che adesso si sta anche scaldando, oltre che illuminando. Grazie. Dai, bocca al lupo a Franco Vasino. E concludiamo Gulf Racing, Matteo Musti, navigato da Fabio Fraschetta. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Dove hai lasciato la Claudia? L'ho vista in giro in borghese. Claudia è qua, no, no, è qua in giro che mi ci cura, ci assiste. È in vacanza, vi assiste in incognito? Sì. O meglio, senza tuta più che in incognito. Eccola lì, eccola lì, eccola lì. Ah, basta, tanto sta bene comunque, con i jeans, con la tuta, è sempre una bella presenza. È la nostra ombra. È la vostra ombra. Beh, oggi vi accompagnerà, visto che c'è il sole, Matteo. Beh, non penso che sei venuto qua a fare una gittarella e basta. Ma no, dai, siamo qui sempre per il solito motivo, puntare sempre al gradino più alto del podio,
fare una bella gara, divertirci e far divertire il pubblico. Vediamo se tra te e Beniamino chi sarà questa volta a spuntarla. E oggi è il debutto anche del mio nuovo navigatore Fabio, che dovrò farlo divertire. Osti, quindi anche le storiche vanno a scoprire i navigatori al debutto, ed è una prospettiva che ormai vi accomuna alle vetture moderne. In bocca al lupo a Matteo Musti, grazie. Con la numero 201 andiamo a chiudere le partenze dalla pedana. L'ultima partita delle quattro speciali, quindi sarà Colombo.